Lavorare in sicurezza, conoscere i propri diritti e i propri doveri, avere contezza delle norme che regolano il rapporto tra dipendente e imprenditore, sapere che ci sono strutture in grado di rispondere alle necessità del lavoratore in caso di infortunio, malattia professionale, contribuzione, contenziosi. Obiettivo del progetto Tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori cinesi, promosso dalla Prefettura con finanziamenti ministeriali ed europei, formare e informare le migliaia di lavoratori cinesi che operano nel distretto. 150 gli operai intercettati dal progetto gestito dalla cooperativa Pane e Rose, che si è sviluppato in diverse fasi operative, al quale hanno collaborato la Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL e INPS. Qui vogliamo praticamente aggiungere uno strumento di conoscenza diretto al lavoratore in azienda, perché deve sapere, perché abbia una consapevolezza della rete che lo circonda per uscire dallo sfruttamento cui spesso è sottoposto. È un progetto itinerante perché lei ha detto c'è una certa ritrosia da parte del lavoratore straniero a rivolgersi alle istituzioni, e allora proviamo a fare un percorso al contrario. Esatto, intanto dobbiamo essere tutti consapevoli che c'è un problema di lingua che è importantissimo, e quindi e da questo anche può venire una certa sfiducia o ritrosia a rivolgersi alle istituzioni. Questa volta noi cerchiamo con questo strumento di andare direttamente dal lavoratore. A questa iniziativa si è affiancata quella più tecnologica attraverso social network e piattaforme digitali particolarmente apprezzate dai cinesi, che anche grazie a questi canali hanno saputo della possibilità di un'informazione dettagliata sui loro principali diritti e su alcune regole da osservare per ridurre il rischio infortunio e il rischio incendio. Infine un video in lingua italiana e in lingua cinese che sarà diffuso anche attraverso il consolato. Serve, è fondamentale il controllo, la repressione, la sanzione di chi viola le regole. Questo è un ulteriore tassello, cioè l'idea di rivolgersi al lavoratore, cioè alla parte più debole, spiegandogli quali sono i suoi diritti e come farli valere. Noi riteniamo che sia uno strumento che possa aiutare a far crescere quel sistema di legalità a cui tutti aspiriamo.